Pavia è la nostra città, è la città che ha accolto me e Giampiero quando siamo arrivati qui come giovani studenti della sua prestigiosa università. È la città che ci ha adottato e che ci ha insegnato a vivere, a studiare e a lavorare. È la città da cui è partita la nostra avventura ed è anche la città a cui dobbiamo parte del nostro successo. Ed è a lei che vogliamo dedicare questo ritratto. L'impressione più forte che Pavia ha sempre dato a chi arriva qui da studente è quella di una porta verso il mondo, una città cosmopolita piena di sapere, di conoscenza e di storia. Un esempio lo abbiamo proprio alle mie spalle, il Broletto, il luogo dove nell'età dei comuni si svolgevano tutte le principali attività della città. Pavia è da sempre un crocevia di storie, di popoli, di culture. Pavia è una città fatta di tanti giovani che vengono qui a studiare e che poi rimangono qui e con il loro apporto la arricchiscono di percorsi, di immaginazione, di fantasia e di progetti. Ed è quello che per noi è fondamentale ed è quello che noi vogliamo per questa città. Questo è uno dei cortili della nostra storica università, dedicato ad Alessandro Volta, uno dei grandi della scienza di tutti i tempi, che è stato di questa università anche rettore. Come lui hanno insegnato, sono stati studenti, premi Nobel come Carlo Rubbia, come Camillo Golgi, come Giulio Natta, o grandi della letteratura come Carlo Goldoni, o grandi del diritto come Cesare Beccaria. Per me Mariuccia questa è stata una grande palestra di vita, dove abbiamo cominciato anche la nostra carriera partendo proprio con la rivista universitaria, carriera che poi ci ha portato fino alla creazione di Facility Live. Pavia, per chi non la conosce, è una rivelazione. Appena fuori da Milano incontri questo scrigno che contiene un'università antica fondata nel 1861 con tante competenze e tante specialità diverse che proprio grazie alla prossimità con cui vivono e lavorano possono fare scoccare la scintilla dell'innovazione e in questo contesto, in questo scrigno, l'innovazione può crescere. Pavia non è solo città del sapere e della conoscenza, ha anche una grande tradizione industriale e manifatturiera. Aziende come la Necchio, come la Magneti e Marelli, sorgevano proprio qui, qui dove adesso è nato questo nuovo polo tecnologico dove risiede un'azienda ad alta tecnologia innovativa come Facility Live. Aziende che hanno raccolto il testimone di una nuova industria e sono fiere di rappresentarla. L'industria Pavia ha preso con enorme piacere e anche orgoglio l'iniziativa di Facility Live perché le piattaforme tecnologiche sono alla base non solo della grande filiera dell'ICT che è trasversale ma soprattutto della rinascita e della rivoluzione del manufatturiero con la fabbrica intelligente. Pavia ha un grosso humus non solo universitario ma anche industriale che noi stiamo mirando a rivitalizzare, quindi grazie anche a Facility Live. Questa loro iniziativa. Che altro dire? Grazie Pavia. Grazie.